Ciao a tutti, eccoci al terzo episodio di Super Mario Odyssey. Ho saputo dai miei nipotini che lo stanno guardando e quindi hanno già visto i precedenti due episodi. Quindi io vi ricordo che sostanzialmente un certo tipo di gioco lo faccio anche per me stesso, ma anche per i miei nipoti, che sono tre gemelli, che quindi risaluto, sono Luna, Gaia e Diego. E allo stesso tempo so che questi episodi li sta guardando anche i figli del mio amico, quello con cui ho fatto Cuphead, che sono anche loro due gemelli. Quindi saluto anche Davide e Lorenzo. Poi ho anche capito come semplicemente si fa ad andare via. Basta cliccare qua, no, qua. Perché io cercavo il timone dentro, ma non serve, basta far andare il cappello sul mappamondo come al solito. Quindi niente, adesso andiamo a vederci il mondo del Regno del Lago, che immagino che ci sarà da nuotare. Faccio volare questo cappello, non si sa. Ok, mentre siamo in viaggio, perché non diamo una ripassata veloce a un paio di cose? Consiglio ai viaggiatori: salto in lungo. Se vuoi saltare molto lontano, sfrecciare più velocemente della normale corsa, corri, abbassati e poi salta. Esibirai così un salto lungo. Questo è tutto, ok. E ora vediamo cosa sappiamo del Regno del Lago. Sembra che sia all'avanguardia in fatto di moda. Ah, non possiamo perderci il loro famosissimo vestito da cerimonia. E so che questo vestito da cerimonia sarà il prossimo obiettivo anche di Bowser, perché sembra proprio un vestito da sposa. Wow. Bei colori. E là, prendiamo già le monetine. Ed ecco qua i simpatici teppistelli. Andiamo a vedere anche quale sarà il prossimo. Abbiamo fatto già quello in verde, quella la signorina. Ci sono tulipani di carta, non so. Ok, monetine nuove. Ma no, è finito in acqua. Mi ricorda un po' anche i Zelda, sembra del Tempio dell'Acqua o dei Zora, insomma, il loro regno. Andiamo qua. Essi qui col cappuccio da sposa. Ah, c'è una piscina, sembra. Poi, ah, lì c'è di nuovo il cubo. Non abbiamo ancora capito cosa serva. Ok. Anzi, già che ci siamo, leggiamo il solito biglietto informativo. Iniziamo da qua. Il regno in tre punti. Primo punto, la piazza Aquina è una tappa obbligata per chi vuole riprendere fiato. 2. Nuotare al fianco di Dory è un'esperienza indimenticabile. 3. Non perdetevi il loro inimitabile capo di sartoria, il vestito a cerimonia. Ok. Quindi il regno del lago, un incantevole paese circondato da acque cristalline. Lago la moda. Una affascinante cittadina lacustre. Densità media, superficie limitata, abitanto lamodiane. Sono solo femmine qui. Valuta a forma di squama, e l'abbiamo già vista infatti. Industria, moda e tessitura. Temperatura 26 gradi media.
Poi giochi di luce sulla superficie lacustre. Bello, sembra una specie di aurora boreale. La piazza Queen, lago La Moda, come suggerisce il nome, è la capitale della moda. Il suo centro nevralgico è la piazza Queen, protetta da una cupola sotto la quale è possibile respirare liberamente. Se dalla piazza alzate lo sguardo, potrete ammirare Dory che attraversa a nuoto il fiabesco panorama marino. Dory, tra l'altro, mi fa venire in mente Dory, quello di Pixie, della Pixar. Eccolo qua, Dory. Ok, dopo guardiamoli. Un vestito candido dalla bellezza disarmante. Ed è in effetti un vestito da sposa. In vetrina, considerato l'abito più sfarzoso del reame, il vestito da cerimonia è in mostra nella vetrina della piazza Aquina. Di tutte le creazioni stilistiche alamodiane, solo la crème della crème viene selezionata per questo onore. È un autentico tesoro nazionale. Narra la leggenda che indossarlo porti la felicità eterna. Purtroppo il vestito è destinato a restare il sogno irrealizzabile di ogni sposa. Poiché questo abito davvero unico non è in vendita. Qui è il punto dove ci sono i tizi. In effetti, densità media, superficie limitata. In effetti, veramente piccolo sembra il posto. Qui abbiamo il nostro pappagallo. E qui il negozio, che poi andremo a vedere. Noi siamo qua. Le arcane chiusure lampo. In maniera niente affatto ironica, per un regno che vive per la moda, le chiusure lampo imperano ovunque nel suo territorio. Serrata con fermezza o aperta con liberalità, sembrano avere un significato più profondo. Queste chiusure lampo non sono accessori meramente decorativi, bensì perfettamente funzionanti. Provare per credere. La voglia di tirarle è incontrollabile. Magari se c'è la zip nei muri. Vedremo. Dory, l'amica acquatica, queste eleganti creature. Trascorre i suoi giorni nuotando aggraziata nelle acque di Lago La Moda. I turisti più sicuri di sé possono nuotarle accanto per vivere un'esperienza memorabile. Tuttavia, corre voce che Dory, in grado di vivere in qualsiasi habitat acquatico, si senta confinata dalle ridotte dimensioni del lago. Numerosi sono i souvenir ispirati a lei, amati dai turisti in ogni angolo del mondo. Dory ama l'acqua dolce come quella salata, insomma, va ovunque. Una piscina storica. Un tempo prediletta dalle stiliste per rilassarsi e tingere vestiti, questa vasca trabocca di storia. Oggi, però, ha perso l'importanza di un tempo, divenendo un'apprezzata pescheria. È una piscina per Diego. Una buca misteriosa sul fondo. Il regno in tre punti. La piazza Aquina è una tappa obbligata per chi vuole riprendere fiato. Vabbè, questo l'abbiamo già letto. Ok, niente, vediamo. Un po' di monete. Ok, parliamo con questa bellissima pesciolina. Che oltraggio! I tirapiedi di quel maledetto mostro si sono presentati qui senza essere stati invitati. E si sono per giunta portati via il vestito da cerimonia, più bello del nostro regno. Che tragedia. Oh. No, la monetina. E la monetina la nota. Vediamo. No, vediamo se ci riusciamo. Affogare magari. Ok, e tac, una luna nuova. E sono qui, sono rosa. Ok, qui ci sono altre monete. Tac, tac. E c'è anche lì qualcosa, e lì c'è una zip.
elevato. Andiamo bene là. Boom. Oh. Altre monetine. Questo qua è un enigma. Questa roccia sarà pure particolare, ma non sembra faccia nulla, in effetti. Siamo un po' il monolite di 2001 Odissea nello spazio, a parte il colore. Però è enigmatico alla stessa maniera. Comunque veramente spettacolare. Poi tra l'altro ricorda un po', volendo, la sabbia. In effetti. Colori. L'acqua è il nostro elemento, immagino. Se stai cercando la piazza Aquina, ti basterà andare dritto dietro di me. Qui c'è una moneta. Dietro. Ok, lì si risale. Fai attenzione ai spuntoni qua sotto, infatti. Monetine. Ossigeno e bolle. No. E qui? Queste alghe con quattro piedi. Andiamo. Che tiene c'è le guance gonfie. E là c'era qualcosa per tenere il fiato. Stiamo rischiando un po'. Ecco anche. Ok, un po' di ossigeno. Oh, qua c'è un tesoro. Luna. Controlliamo pure il pesce. E c'ha i fari. Illumina. Sei un pesciolino, non devi preoccuparti di riprendere il fiato. Ecco Dory. Ma guarda qua l'effetto che è vestito. Tenuto una stella. Beh, con Y scendiamo. Qui c'è della cassa. Vediamo. Sbanda un po' il pesce. Dai, dai. Bellissimi banchi di pesce. Vattene da qui. Grazie.
Che accoglienza. Ma mi sa che bisogna... Ok, 16.50. Dentro, 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 dentro. Qui sembra che ci sia una bolla. Oh, qui si può respirare. Meglio andare nel senso anti-oreale. Quel mostro è ancora in giro. Questa. Il negozio si trova al piano superiore, sopra di esso si trova la terrazza. Vuoi arrivare fin lassù? Ti basta fare ciò che qui fanno tutti, nuotare. Qua c'è il nostro cocorito. Che stai cercando? Chissà, lo so io, lo so io. Se cerchi un indizio, eccolo qua. A caccia di note sul dirupo. Le note di nuovo, l'abbiamo già fatte, ma non è quello. È ben nascosta, ma dove sarà? In bocca al lupo, cucà. Qua. Vediamo qua. Dentro, dentro. Un po' di monete. Dai, 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 dai. Ok. Qua. Qua si passa sotto. Qua, qua. Oh, sei stato bravo a trovarmi. Mi congratulo, ti meriti un regalo. Ok, una piccola stanza segreta. Mi raccomando, non parlare a nessuno in questo posto. Acqua in bocca. Vabbè, se ti piace star lì dentro. Non giudichiamo. Qui si può... No, qui non c'è niente invece. Quel mostro ancora in giro qua. Ok. Qua c'è di nuovo questa cosa della Peach, gatto Peach. Non so ancora come funzioni questa cosa, non so se... Siccome c'è anche quello di Mario, non so se è un costume, ma non credo, perché non possiamo far Peach. Non puoi perderti la splendida vetrina a esposizione al piano superiore. Andiamo sopra. Bel lucchetto. Nel regno del lago serve buona cosa vestirsi in modo adatto per l'occasione. Per andare alla vetrina d'esposizione del vestito da cerimonia, dimostrami che hai voglia di nuotare. Non sembri per niente vestito per nuotare, e io che speravo che lo fossi. Dobbiamo comprare un vestito adeguato, insomma. Qua. No, così no. Così forse. Ok. Ottimo. Qui c'è un altro checkpoint. Così questo luogo in cui veniva esposto il vestito. In effetti, in questa vetrina era custodito uno splendido vestito a cerimonia. Prima che arrivasse quel mostro a rubare il nostro inestimabile tesoro. In effetti non c'è su niente. Ma tra l'altro luccica. Quindi mi sa che c'è anche una luna lì. Benvenuto, forestiero. Sei giunto in un momento molto delicato. Era l'orgoglio del nostro regno. Andiamo a vedere i vestiti adeguati quali sono. Là c'è, insomma, un salvagente. No, parliamo con questo intanto. Viene la solita cosa delle monete. Abbiamo ricevuto articoli freschi freschi. Eccola qua la solita nostra. Pare ogni negozio ce l'ha sempre una. E parliamoci. Wow, cappellino alla moda, un accessorio esclusivo per essere eroici anche nello stile. Vestito alla moda, un vestito per i veri temerari della passerella, solo per chi ha tanto stile da vendere.
A me sembra un po' un pugno nell'occhio, però il pantalone a pois, la camicia a righe rosse e sotto il classico giallo-viola del Crazy Cap. Vabbè, se secondo loro è figo, non lo so. Salve mio caro. Oh, ecco qua. Maschera con boccaglio, un accessorio così alla moda che fa venire voglia di indossarlo anche per andare a farsi una vasca in centro. Costume da bagno, la ciambella non galleggia davvero, è solo un pesante accessorio per darsi un tono. Pesante, cos'è? Il solito adesivi che non abbiamo ancora visto a cosa servono. Dory di gomma. I fans di Dory avrebbero fatto carte false da piccoli per poterci giocare durante il bagnetto. Ora il sogno è diventato realtà. Anche questo alla fine non sappiamo. Palla di vetro con neve raffigurante la piazza acquina del lago La Moda. Sono le palle quelle che si girano e viene giù la neve praticamente. L'acqua utilizzata per fabbricarla proviene niente po' di meno che dal regno del lago. Aspetta, aspetta, aspetta. Indossa ora. Immagino che servano tutti e due. Serve al completo per farsi sbloccare la porta. Indossa ora anche questo. Ciao, ciao, ciao. Ma qui possiamo entrare. Però mi sembra che nell'altro regno c'era invece una barriera per cui, e c'era la stella. Probabilmente c'era un passaggio segreto da qualche parte. Perché anche qui sembra che ci sia un passaggio, forse. Qui? No? No, è solo un effetto. Però, vabbè, scopriremo poi come si fa. Dai. Ok, dovremmo essere pronti. Io in questi giorni sono leggermente malaticcio. Un pochino di tosse, Nel rino del lago sarebbe buona cosa vestirsi in modo adatto per l'occasione, ok? Per andare alla vettina, bla bla bla. Vedo che sei pronto. Bene, ottimo. Per farti una bella nuotata. Prego, entra pure. Buona visita. Oh, questa sarebbe la nuotata. Entri e esci. Cioè. Tiriamo il cappello. Spero che anche nel video renda i colori magnifici. Veramente bello. Mancano giochi così di atmosfera cartoon alla fine, ma buona visita. Ok. Qui si scende, lì si esce. Proviamo un attimo andare qua. Chi ha messo questa pietra? Non lo so. È orribile. C'è qualcosa qui sopra, magari? No, mi pare che lo vediamo. Sì, ecco qua un pezzo di. C'è un altro. Entro dentro. Manca uno. Là c'è qualcosa. Vediamo un attimo. Ok.
Sembrava una luna. Ok, passaggio dei pesci smack. Devo stare attento qua, non picchiarci contro. Entra. Insomma, abbiamo preso il cuore per nulla. Eccolo qua, e là c'è anche. Ok. Buono. Andiamo a prendercela. Abbiamo raggiunto quello che sembra l'obiettivo base del mondo. Possiamo usare questo in effetti per andare su. Vediamo. Così non hai bisogno di riprendere fiato. Ma ci sarà qualcosa qui sotto? È profondissimo. Guarda chi c'è qua. Vediamo un attimo. Todd. Capitan Todd. Mario, che piacere incontrarti. Sono proprio io, Capitan Todd. Ho deciso di lasciare un attimo da parte le mie spedizioni per dedicare del tempo alla ricerca di lune di energia. Nuotare mi risulta un po' ostrico con lo zainetto. Ma nonostante ciò, ho trovato questa luna. Prendila, è tutta tua. Ok, andiamo a nuotare Capitan Todd. Che silenzio che c'è qui intorno. Quasi quasi mi schiaccio un pisolino. Ma a me è contento tu di stare in questo questo buco. È carinissimo, eh? Una serata ce la passerei anch'io, però. È pieno lì dentro. Vediamo se si esce di qua. Ok, perfetto. Ma un attimo, voglio vedere una cosa. Comandi. Sembra un po' lento a girare su se stesso. Si riformano sempre. Ok, adesso devo iniziare ad andare su a vedere. Anzi, così qua è sempre meglio prendere un pisciolino. Venite qua. Su. Pesciolino, vieni qui. Cos'hai da dirci? Ah, vabbè. I terapeuti di quel mostro sono senza ritegno. Come hanno potuto rubare il nostro prezioso vestito a cerimonia? Vaglielo a dire. Hanno trattato il nostro regno a pesci in faccia. Iniziare a fare le vocine stupidine come facevo con... Là, cosa c'è? Un 2D. Vediamo. Vediamo. Ah, eccole qua. Sarà questo qui quello che diceva il nostro pappagallo. No! Mancato. Riproviamo.
sono malaticcio, per questo che faccio fatica anche. Oppure sono scarso, non lo so. Vediamo. Ecco, non è possibile, no! Ecco, ha la lingua di fuori, no, il boccaglio? Ma... Santo cielissimo, allora, che te devo dire? È bello che non riparte la piattaforma. Oh, ma come si fa? Perché non riesco? Uffa. Devo stare un po' avanti, no? Dai. No! No! Impressionante. Allora, dobbiamo stare sicuramente avanti, vediamo qua. Finalmente. Applausi. Applausi che ce l'ha fatta. Oh, cazzo di notte su dirupo. In effetti era quella del... Qua c'è qualcosa, mi sa, eh. Va bene. Dopo quanto? 5 volte? 6? Ok. La musica? Ah, è il party che stanno facendo quelli, Dunque, c'è qualcos'altro? Ah, là, le monetine viola. Qua c'è un tunnel, sembra. Poi là c'è qualcosa anche là. Probabilmente non ci si arriva da qua. Ah, qua. Ok, può raggiungere il tetto. Grazie. Qua. Dai. Su. Ok, stiamo arrivando a trovare i nostri simpatici. Questo? Oh, guarda qua cosa c'è. Altre monetine. Vediamo qua. Ecco, altra luna. Ma che... Sembra una sbattuta. Beh, gli uccellini non si può prendere l'uccellino, A parte che l'ho storto, ma... Oh, no, qui ci sono i soldi. Ah, oh, qui c'è un'altra zip. Ok, altre belle monetine. Siamo a 21. Eccola qua. Perfetto. Però c'è anche là. C'è qua. Vediamo. Ah, oh,
si aggancia così, mi lancia qualcosa. Scendiamo. Non sembra. A meno che non l'hanno nascosto dietro. Aspettiamolo. Che faccia. Oh 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 oh. Eccolo là, un'altra luna. Adesso forse. Ok, perfetto. Qui si scende, qui. Oh, guardiamo l'ombra sotto. Eccola là. Vabbè. E qui. Cosa succede? Ops. Basta? Non è che sì. Proviamo. Proviamo ad andare qua a vedere un attimo. Ok. Salta, ruota e sali ancora più su. Poi, basta. Siamo in cima a questo mondo. No, non ce la facciamo. Ok, perfetto. Anche l'altra. Salta, ruota, appenditi e sali. Abbiamo già superato di 3. Ah, quello che abbiamo preso prima. Qui ci sono altre monete. Qualcosa qua, no, eh? Ma però quanti ce ne sono lì? Oh, bisogna prendere quelli là però. Che facciamo? Sali, 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 sali! Ok. Ribadisco che i colori sono magnifici. Ma ce la facciamo a prenderli qui? Sì, 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 perfetto. Ok. Ed eccoci dai simpaticoni. Facciamo la terrazza. Vediamo chi dobbiamo affrontare stavolta. Quello blu o quello arancio? Colore preferito di Davide, uno dei gemellini. Vediamo. Si intona perfettamente con l'abito del mio capo, non lo restituiremo mai. Ma chi? E cosa stavate qui a aspettare a noi? Oh, quello arancio. Pel di carote, cosa fa questo? Una specie di disco volante con le lame. Questo? Ah, ok. Saltiamo sopra la testa, quindi. No, 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 no.
se lo lanci. Ok, saliamo sopra, andiamo. Eravamo un po' incastrati. E via. Sarà l'ultimo? Esatto. Ok, pè di carota. Ciao ciao. Le solite multi rosa. Broda sul lago. Sono preoccupato per Tiara e Peach. Dobbiamo salvarle. Lo sappiamo che dobbiamo salvarle. Cambiato di nuovo il colore qua. Come nell'altro regno. Era diventato caldo qui. Boh, è diventato giorno. Non è più bello forse prima. Abbiamo raccolto. Pronto ad raggiungere il prossimo regno. C'è sempre qualcosa là da scoprire. Qua tra l'altro non siamo neanche andati. Ah. Scatta una foto all'indizio per il tesoro. Questo è un altro regno. Cos'è che cambia tra le due? Tra l'altro per le foto mi sembra si fa così. Si può cambiare il filtro. Focato. Seppia. Bianco e nero. Nitido. Mosso. Pastello. Contorno. Wow. Orrore. Stilizzato. Questo non è brutto. Disegnato. A olio. Bello questo. Carboncino. Litografia. Ma c'è solo. NES. Game Boy. In effetti era di quel colore qua. Super NES. Nessun filtro. E poi come si fa a fare la foto? Questo. Ok. Qui non è. Ah, chi c'è? Che pesca. Si vede qualcosa dall'altra parte della cornice, ma è il regno. Ma dai, cos'è? Un portale diretto? Guarda una luna qua. Portale per Tostalandia, infatti. Ehi, queste cose qua. Vabbè, basta. Allora. Manca uno. Vai. Adesso. Ok. Isola volante a sud-ovest. Va bene, torniamo là. Torniamo là.
Vamo. Saltiamo. Ah, ma. Vediamo. Ah! Scusate un attimo, eh. Cos'è? La mia mamma ha portato. Cos'è? Scusate. È un dolcetto. Alle mele, boh. Prendiamo qua. E quello spaventapasseri là. No, bello zippa. Ma sono tua moglie, non ti piaccio. Ah, qua c'è una luna anche qua. Lago o fiume, non importa, amo la pesca di ogni sorta. Bravo. Quella lì non era una luna. Via, via! Altre monete. Non ce la facciamo, sono troppo alti. C'è passaggio qua? Oh, ok. Non guardate me. Non è quello che volevo fare. Volevo andare là, vediamo. Cosa significa star qua? Qua? Ah. Bisogna fare in tempo. Buono questo dolcetto, eh. Su 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 su. Ok. In realtà non ce la facciamo qua. Bene, ok. Non c'era bisogno. No? Ho capito perché non c'è un tasto per l'immersione. Per regolarti. Perlomeno non mi sembra che ci sia.
è proprio tarato al centesimo. Vabbè, lo prenderemo, dai. Tanto ce ne sono talmente tante di... Cos'è che hanno detto che sono 600 o 800? Non so, sono veramente uno sproposito, quindi non è che adesso sono importanti. Tanto ci torneremo. Anzi, giusto per curiosità, ne abbiamo preso 15 di 33, quindi non siamo nemmeno a metà. Quindi non è... Poi questi sono giochi che io non ho intenzione di completare al 100%, chiaramente, in streaming. Qua. Cioè, magari... vedrò, magari prima di fare il boss finale... potrei anche tentare di fare degli episodi solo alla ricerca di più lune possibili. Vedremo. Ok. La Odyssey è stata potenziata. Wow. Ecco, e ora possiamo raggiungere quello che pensavamo, ok, che potesse essere precluso, ma non aveva senso, insomma. Abbiamo semplicemente scelto prima uno o l'altro, sostanzialmente. E io ero curioso di vedere il mondo acquatico, anche se non so se ce ne saranno altri, perché questo... Sì, è acquatico, sì. Piccolino. Però è acquatico. Chi ha mai sentito parlare di un matrimonio con un vestito da cerimonia rubato? Quel brutto dovrà vedersela con noi. Mentre siamo in viaggio, perché non diamo una rispassata veloce a un paio di cose? Salto triplo. Se durante una corsa ti venisse voglia di saltare molto in alto, salta tre volte con il giusto tempismo. Con il terzo balzo salterai più in alto che mai. Il segreto sta nel seguire il ritmo. Questo è tutto. E ora studiamo un po' questo regno della selva. Si dice che ci sia un enorme giardino pieno di fiori e che li potremo anche ammirare il loro famoso bouquet fiorito. Bouquet fiorito. Immagino che questo bouquet fiorito sia il prossimo obiettivo, che serve appunto per... è Bowser che deve donarlo alla nostra Peach. Il regno della selva tutto metallico. E noi siamo vestiti come per andare al mare. Ah, lì ci deve essere una luna. Aspetta, non hai sentito niente? No, a parte gli uccellini. Andiamoci subito un attimo in giro. Oh, monete qua. E guarda caso sono dei bulloni, sono tutti i macchinari qua, sono dei robot. Giochiamo a calcio. Questo. Scatta una foto all'indizio per il tesoro. Ah, eh sì, ma ha due cespugli. Ok, praticamente sì, lui dice facciamo una foto ricordo. Far così, tra l'altro, in effetti sì, però con due cespugli, ma mi sa che ce n'erano, ah, però no, due cespugli e ci deve essere la tartaruga. Sotto la tartaruga ovviamente c'è il tesoro, mentre nell'altro caso era, boh, c'erano due, queste due cose. Vabbè, lo riguarderemo magari.
Eccolo lì, il solito blocco. Ma è già un po' fratturato, eh. Bel martellone gigante. Ah, qua c'era già lo shop. Protocollo di acquisto attivato. Catalogo dei prodotti aggiornato. Oh, qua ci sono le lune blu. Prendiamola subito. All'orto anzi, tra l'altro non abbiamo letto la descrizione turistica del posto. Vediamo. Il regno in tre punti. Hanno usato i fiori? Difficile non farlo, ma è doveroso sottolinearlo. 2. Ammirato i robotanici e la loro straordinaria dedizione al lavoro. 3. Lasciatevi stupire dalla profonda armonia tra macchine e natura. Sembra piccolissimo anche qua. Dunque, regno della selva, antichi giardini curati da macchine all'avanguardia. Orto robotanico. Perfetta armonia fra macchine e natura. Densità, dato non pervenuto. Superficie, vasta. Abitanti, si chiamano robotanici. Valuta, a forma di dado, come abbiamo visto, di bullone sarebbe, sì. Industria, orticoltura. Temperatura, 28 gradi, quindi fa caldo. Ammirate il rosso scarlato dei macchinari. Fabbrica vivente, l'identità dei creatori delle enormi macchine costruite in questa terra è tuttora sconosciuta, ma i robotanici le utilizzano nella cura dei giardini di fiori più spettacolari del mondo. L'enorme cupola mantiene sempre una temperatura costante ed è autosufficiente da tempo immemori. Un esemplare di robotanico. Tra l'altro mi sembra che abbiano un doccino lì. Cos'è? Ma in effetti hanno la forma di un affiatoio. Guardiani del paradiso. I visitatori sono accolti non solo dalla grande umidità, ma anche dai robot che vivono in questo regno, i robotanici. Rimarrete stupefatti dalla loro totale autonomia. Oltre a essere lavoratori instancabili, questi robot adorano i fiori a tal punto da coltivarne qualcuno persino sulla propria testa. Verrete investiti in un intenso calore proveniente sia dall'amore di questi robot per i loro fiori, sia dalle potenti batterie che li alimentano. E saranno più le batterie, mi sa, eh? Pennuti e macchine, simbiosi perfetta, gli uccelli del luogo e gli instancabili giardinieri meccanici hanno un legame molto forte, basato sul rispetto reciproco. Mi sembra, mi ricorda Bastion, questo di Overwatch, l'uccellino che... Vediamo qua, qui è dove dobbiamo arrivare, il prossimo obiettivo. I fiori come scelte di vita. Se siete fortunati, durante la vostra visita potete imbattervi nel famoso bouquet fiorito dell'orto robotanico, composto da immensi fiori bianchi, in grado di ammaliare chiunque vi posi lo sguardo. È considerato il bouquet più sfarzoso al mondo ed è molto ricercato per le cerimonie di matrimonio fra i professionisti del settore. E questa? Così scura? Giardini fioriti dappertutto. Una foresta di segreti. Non è presente in nessuna guida, ma esiste una zona incontaminata dove enormi alberi lasciano a malapena filtrare la luce del sole. Si dice che i robotanici sconsigliano ai turisti di farci visita per via delle molte insidie in esso racchiuse. Prime fra tutte le creature giganti che la popolano. La tenuta da esploratore qui è un must. Bisogna comprare quella allora. Se c'è buio potrebbe servire, che forse fa la luce. Dopo guardiamo. Sentieri fioriti. Nonostante siano composti solo da fiori, questi sentieri sospesi sono dei solidi aiuti per raggiungere zone altrimenti inaccessibili. Ma attenzione, poiché permangono per pochi istanti. Meglio non indugiare sul percorso. In effetti sembra che qua si scomponga. Probabilmente ci segue. Comunque, ok. Allora, qui abbiamo guardato. C'è questo cappello, cosa alla moda. Questa cosa piacerà a Diego e a Lorenzo. Tutta da meccanico, ma praticamente è una tuta sportiva, la pilota. Quanto abbiamo?
Prendiamo. La prendiamo, però per il momento non la indossiamo. Guarda che... Pensiamola un secondo, in realtà. Ok. Vediamo. Com'è? Voilà! Col boccaio sta perfettamente. Ci vorrebbero anche le scarpette, però. Comunque, adesso copriamo. Protocollo di acquisto attivato. Eccolo qua. No, immaginavo un cappello con sulla... Ma quello da speleologo. Vabbè, quanto abbiamo? Non abbiamo neanche bulloni a sufficienza. Questo è nuovo. Camice da visiera da scienziato. Un capo di vestiario delicato a dedicato a chiunque voglia sfoggiare a un'area scientifica. Camice da scienziato. È scientificamente provato che un vero scienziato, per essere ritenuto tale, deve avere indosso questo indumento, ovviamente. Senza se, senza ma, come i medici, no? Se non sono vestiti di bianco, non... Le... Ah, poi ci sarebbe anche i souvenir. Che souvenir c'è stavolta? Fiore dell'orto robotanico. Il regalo più gettonato dei turisti di ritorno dall'orto robotanico. L'odore inconfondibile dei fiori è una gioia per l'olfatto. E questo è annaffiatoio del robotanico, ispirato agli abitanti del regno della selva. In effetti confermo che lì è un doccino praticamente, ci sono tutti fuori, lì a sinistra. Non è solo un comune soprammobile, ma può essere usato anche come annaffiatoio. Ok. Andiamo poi a prendere il... Ah, lì c'è la sfinge. E lì c'è una cascatina, vediamo. Ah, qua ci sono le monetine. 6. Ce ne servono altre 4. C'è qualcosa qui, no? No. Non solo estetica, allora. E nemice, benvenuto viandante, e benvenuto anche a te, essere cappelluto. Siete pronti a rispondere a un mio quesito? Cosa brama in questo regno quell'orrido mostro? Acqua, legna, fiori, fiori. Direi che parlava del bouquet. Risposta corretta, prosegui pure. Cambiamo dopo. Altre monetine qua. Consiglio ai viaggiatori, capriola all'indietro. Se un salto normale non basta per raggiungere certe altezze, fermati, abbassati e premi B per eseguire il capriola. L'abbiamo già fatto. Ok. 9 di 10. E qua? Dove sono quelle chiazze di yogurt? Sembrano. Cos'è? Ci rallentano? Ah no, ci fanno male, altro che ci rallentano. Ci penso io a spazzare via quel liquido velenoso. Ok. Ed ecco là i nostri tipetti. Altre due monetine là. Ok, siamo... Qua. Ok, andiamo qua. Verso il giardino etereo. Che sarà quello lì sopra, immagino. Piattaforme che vanno su e giù. E quelli che cosa sono? Dei vasi? Dei vasi rotti. Ok. Qualcos'altro. Una specie di noce. Altre monetine là. Un'altra noce lì. E lì c'è una porta, sembra un vaso. Quella lì sembra una porta gigantesca. Altri vasi anche lì. E altre monetine anche lì. Ok. Ah, c'è il pappagallo.
dice questo. Presenza di tirapiedi del mostro in cima alla torre. Livello di allarme per i fiori massimo. Ricerca soluzione in corso. La soluzione siamo noi. Non c'è bisogno di una soluzione. Questo, vediamo. Che stai cercando? Chissà, lo so io, lo so io. Se cerchi un indizio, eccolo qua. Con la foto indizio del... Per rapide della... No, della selva. Cioè... è ben nascosta, ma dove sarà? In bocca al lupo, cucca. Ma quello della selva l'abbiamo preso, ma non... Questo cosa dice? Ma era riferito a, all'altro... Salto schianto terra, vabbè, lo sappiamo già. Posso saltare dopo uno schianto terra, questo... Saprò darti la... No, aspetta. Ok, lì c'è una... Resta lì. Vediamo dove ci porta questo. Oh. Adesso... Ah, scende. No! Dobbiamo aspettare che qui scendiamo. Bellissimo questo rossiccio. No, ho teso troppo. Ma qui saliamo insieme a lui. No! Ma no. Eravamo lì arrivati alla stella. Ok. Passate, passate, tranquilli. Boh, va bene. Su, su. Vi aspettiamo, andiamo su con lui. Ci riprendiamo la moneta. Qua bisogna aspettare che salga l'acqua. Molto disperato, però ce l'abbiamo fatta. Ok, va bene. Va benissimo così. Tra l'altro qua ci sono un sacco di lune base da prendere. Cos'è, una ventina? Ah, lì guarda che c'è. Qui c'è uno. Anche qua. Però... Cioè che è meglio prendere dall'altra parte, perché se si distruggono quei cosi qua, perché mi hanno tutta l'area di qualcosa di instabile. Quindi è meglio vedere se si può prendere dalla parte opposta. Ma no. Ecco appunto qui, vediamo. Ecco, infatti si distruggono queste cose. Ah, però si riformano, quindi non è un problema. Allora proviamo. Buona. Abbiamo 21. No. Allora facciamo. Andiamo al negozio. No, non si può qua. Prendiamo così quella cosa d'esploratore. Pop, pop, pop.
questi qua non abbiamo neanche parlato. Rotazione involontaria causata da una situazione di emergenza. Allarme. Furto di fiori da parte del macchinario del mostro. Allarme rosso. Avvistato oggetto volante non identificato. Prendiamo il nostro compro. Indossiamo. Capacità di attesa di indossare l'ultimo acquisto pari a zero. Soddisfazione alta. Ok. Compro. Indossa ora. Vediamo adesso. Eh sì, siamo più seri e intonati con l'ambientazione. Ma tra l'altro qua c'è qualcosa? No, non sembra. Questo? No. Intercettarlo. Proveremo più avanti, adesso andiamo avanti un attimo. Musichetta tipo anni 70, fin tra un po' di James Bond. Oh, 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 oh. Sembra commestibile, eh? No, 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 no! Si è mangiato il cappello. Ok, mi ha dato un calcio. Qui c'è qualcosa qui dietro. Oh, abbiamo ancora lo spaventapasseri. E qua? Guarda che con uno di vita. Dobbiamo combattere. Ci ha proprio preso al volo. No. Facciamo. Dobbiamo affrontare questo simpatico tartaruga. No. Non è perso. No, grazie. Solo due. Come possiamo arrivare lì sotto? Dai, scendi. Oh, veramente. È andata male. Ci ha fatto partire da qua almeno. Dammela. Dammi il cappello. Toh. Va bene, abbiamo tre cose adesso. Proviamo di nuovo a affrontare. Ah, non abbiamo aggiusto il cappello, è rimasto là. Vediamo, vediamo, vediamo. Oh. Luna. Papà. Ha ottenuto una luna. Fuoco nella caverna. Ok. Riguardo il signore, mi ridia. Ok. Ma no, ma ecco, perfetto, di qua e di là è saltato di
Mio mio mio. Solo un cuore ci dà. Ok, molliamo così. Ah, qua c'è delle monetine segrete. Non mi piace quel... No, questo viene qua da noi. Oh, buono. Ma... qua. Che cosa sono inventati? Usciamo? No, usciamo. Ecco appunto, no. Ok, questo qua mi sa che si colpisce anche. Allora, lasciamo qua. Qua, qua, dammelo. Checkpoint. Qua è meglio che lo abbandoniamo, mi sa. Ok. Ora ci scappo dentro per un millimetro. Ma non, per fortuna abbiamo preso il checkpoint qui. Ma sempre per un 10 centimetri. Ma guarda, mi... di polizia. Via di qua. Adesso c'è questo. Stesso coso? Sì. Vabbè. Ok, Luna. Ladri di fiori nel giardino etereo. E lì come si arriva? Andiamo qua. Che fortuna, possiamo usarlo per attraversare. Ah, ecco, ok. Andiamo a dar subito. Qui c'è un altro, qui c'è una cosa. Passiamo un attimo qua. No! Era meglio regolare meglio l'inquadratura. Ma thank you.
Che pelo. No. Questo? Una luna. Ok. Un altro P. Andiamo subito. Senza volare fuori. Applausi, grazie. Come sta andando? Ok, non stiamo andando al boss. No, c'è... lì è un po' dura saltare sopra. Ok, allora, spacchiamo tutto. Perfetto. Mi sa che dobbiamo usare questo per arrivare là. Perfetto. Qualcos'altro lì, no? Qua? Sono un'altra di quelle noci, la noce nella torre, infatti. Aspettiamo che si formi. Qua scende e qua risale. Ok, immagino che siamo arrivati dal tirapiedi. Esatto. In effetti qua è fiorito. Però manca qui in mezzo, hanno fatto piazza pulita. Ok, adesso ci tocca quello blu, immagino. E poi vediamo cosa succede dopo che abbiamo sconfitto tutti e quattro. Troppo tardi, il bouquet fiorito è già nostro. Però loro sono sempre qua sul luogo ad aspettare noi. Ora perché non vi levate dai piedi e ci lasciate prendere il resto dei fiori? Vediamo cosa fa questo. Ah, però vediamo. No! Mancato. Ah, però dove? Accidenti. Dobbiamo stare alla larga quando inizia a fare quella cosa lì. Appelo. Mi piace, dammelo. No. Che criniera che ha. Puff. Ok, l'ha sconfitto anche lui. Noi abbiamo multiluna blu. Yeah.
Ladri di fiori nel giardino etereo. Vediamo che cambiamento c'è stato stavolta. Verso il giardino segreto. E cos'era? Un fofiore? Sbaglio, qualcosa è appena atterrato lassù. Sembrato anche a me. Stavolta non girano più su se stessi. Questi fiori c'erano anche prima. Ci mettono il turbo. Guarda che possiamo provare con questo qua. Eccolo. Ah, ti abbiamo colto in sorpresa. Altra luna. Perfetto. Saltellando nella foresta. Vediamo qua se è tutto uguale. Ah, ma guarda qua, che non l'avevo visti. Proviamo. In effetti non abbiamo preso le lune a sufficienza. Per cui comunque dobbiamo andare avanti un attimo. Andiamo qua. Presenza, tira i piedi del mostro, non devono scoprire le coordinate del giardino segreto. Allarme. Entrata situata più avanti. Richiesta di assistenza inoltrata. Vediamo. E questi? Questi sparano. Proviamo a vedere se lo prendiamo. Spara con Y. Forse adesso possiamo. Perfetto. Non possiamo rompere, che so, forza cannonata, è arrivato in ritardo a suggerirci quello che abbiamo appena fatto. Ah, tra l'altro non siamo andati a vedere. Ok, altra luna, perfetto. La noce è dietro l'angolo. Vediamo se riusciamo a prendere questi. Perfetto, 40 di 100. Tirare la leva per ricevere un seme. E come la tiriamo? Un sabro cappello? Afferra. Qua? Ah, però.
Bimbi, vi interrogo. A chi assomiglia questo, questa cosa? Ma forse voi non l'avete ancora fatta. Se non sbaglio dovrebbe esserci in Gulliver questa, la pianta di pisello. Questo non era un pisello, però l'idea è la stessa. Checkpoint. Qui. Questi. Stato della capienza della centrale di ricarica massimo. Vediamo quale momentino. C'è sopra qualcosa? Oh. Vediamo un attimo. Dai, su. Per decollare? E cosa fa? Ops. Wow, come si vede bene. Quelli come li prendi? Prendiamo anche qua. Esatto, voliamo? Lì vola. Ah, sono dei geni questi della Nintendo. Eccolo qua. Erano fatti apposta ad andare così bassi. Mi è sembrato che, ecco qua c'era un'altra cosa, vediamo. No, niente. Ok, qua. Vagando nella nebbia. Adesso dobbiamo riprenderci questo. Boom. Si vede la nostra navicella. Ah, lì c'è. Qua ci sarà un'altra stella, immagino. Esatto, tac. Grazie per la carica. Mancano ancora tre e poi possiamo partire. E poi ci fermeremo per questo episodio. Si innamora? Andiamo a saltare. Lì? Come si fa a entrare lì? Ancora niente. Boh. Dobbiamo saltare qua. Dovevo traballare un po' di più però. Sei innamorata di noi. Amore nella foresta. Mancano ancora due. Ah.
Vai su, vai su, vai su! No. Vabbè. Via, 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 via. Ok, basta entrare così. Perché non li ha presi? Ah, non ha fatto i suoni di tutti però. Via. Ancora questo. C'è qualcosa. Ci riusciamo? Beh, forse così. Ancora una. Dai. Sentire verso la vetta. E come facciamo adesso? Ah, coi turbo. Utilizzi un fiore particolare, può aiutare a incrementare la propria accelerazione nel caso di rampe troppo inclinate. Là c'è qualcosa? Eccolo qua di nuovo questo simbolo. Solo scappare? No, non vado solo scappare. No, no, no. C'è qualcosa che fa rumore lì sopra, quindi bisogna assolutamente prenderne. Allora. Ok. E
infatti. Però aspettiamo il giro. Ok, e abbiamo preso il requisito minimo. Perfetto. E non è quello che avrei dovuto fare, però va bene lo stesso. Aspettare. Comunque, bellissimo. Sentiero fiorito alla cieca. Non è proprio la cieca, però vabbè. Ok. Perfetto. E là. E quali sono i percorsi difficili che loro mettono? Se uno ha voglia di... o è abile abbastanza per farlo. Proviamo a prenderne uno, questo. Ecco, non volevo andare tutto storto. Vabbè. Giardino segreto a breve distanza. Io devo dire che possiamo fermarci qua. Voi direte no, no, però siamo a 1 ora e 43 di video e abbiamo tutta, anche là c'è una noce. Guarda dove siamo qua. Tanto abbiamo il checkpoint qua. Io direi che continuiamo nel prossimo episodio. Dai, vi saluto tutti. Ciao ai miei nipoti che seguiranno sicuramente il video. Alla prossima. Ciao a tutti.